leggero sposto. Per noi è come una seconda inaugurazione dopo un anno che è stato fittissimo di appuntamenti, e avere qui con noi un grande come Carlo Verdone, non lo posso definire perché per noi è Roma, è il cinema, è la partecipazione, è la socialità. La consapevolezza che il film era un film molto particolare ed era un buon film ce l'ho avuta dopo qualche anno, perché lì per lì sono rimasto un po' frastornato, ancora non riuscivo a capire bene, ci è voluto qualche anno per capirlo meglio. Però oggi, riflettendo bene su quello che ho fatto all'epoca, il film iniziò nel 79, fu girato nell'estate del 79, poi uscì nel 1980. Quel film era un film di rottura, un film completamente nuovo, un film pieno di solitudine, pieno di malinconia, pieno di comicità per i personaggi che stavo interpretando, che erano personaggi che non erano sì, la caricatura c'è sempre, però erano personaggi che avevano un'anima. Io credo che il film sia piaciuto e continua a piacere perché quei personaggi erano personaggi veri, personaggi dove io avevo catturato veramente il DNA della loro anima, erano riconoscibili un po' nella realtà. Era un film in cui praticamente il maschio è come finito all'angolo di un ring e ha come, soprattutto nel rapporto con la ragazza spagnola, nell'episodio di Leo, le donne sono più forti degli uomini. Poi questo tema sarà espresso meglio in Borotalco, sarà espresso meglio nei film che verranno dopo. È un film che ormai si conosce a menadito. Io infatti ho detto a Fra, ma sto film lo danno un giorno sì, un giorno no. Lui mi ha detto, ma verranno per te, ma dico, non è... Però si guarda sempre con piacere, soprattutto quando c'è il periodo estivo, perché ci ricorda una Roma che speriamo che ritorni un po' così, anche se sarà un po' difficile, però dobbiamo provarci. Grazie ancora a tutti.